Audio Jungle. Ciao a tutti, oggi un video in collaborazione con il canale di Carmi. Vi metto il link in sovraimpressione nel box informazioni. Ha un canale molto bello, sempre di cucina, fa dei dolcetti veramente golosi. Sono sicura che vi piaceranno, quindi andate a darci un'occhiata. La collaborazione è basata su dolci alla Nutella. Io infatti oggi vi propongo le mie crepe alla Nutella. Adesso vi vado ad elencare gli ingredienti, però non vi dirò le dosi esatte, quelle le vedo in corso d'opera, perché io di solito queste crepe le faccio ad occhio, quindi mentre vado a farle vedo le dosi, quindi ve le scrivo in sovraimpressione nel box informazioni le dosi esatte. Quindi andiamo a vedere subito gli ingredienti che vi occorrono. Della farina, uova, latte, se volete per aromatizzare una bustina di vanillina. Poi per ungere la padella in cui andate a fare le crepe un pochino di olio di semi e poi ovviamente la Nutella e se volete farle proprio serie con una spolverata di zucchero a velo alla fine. Quindi preparate le padelle e tutti a fare le crepe. Per prima cosa rompete per ora un uovo in una ciotola. Poi iniziate ad aggiungere del latte. E iniziate a sbattere. Poi iniziate ad aggiungere la farina. I cucchiai belli colmi li sto calcolando. Iniziate ad aggiungere. Cucchiai e continuo a mescolare. Praticamente dovete alternare latte e farina fino ad ottenere un composto cioè, che sia abbastanza per fare alcune crepe e però che risulti abbastanza liquido, non deve essere denso. Ovviamente, come già vi ho detto, dopo vi dico le dosi esatte degli ingredienti. Allora, ho calcolato e ho messo quindi un uovo, due bicchieri di plastica di latte e 8 cucchiai colmi di farina in tutto. Dovete alternare farina e latte finché non ottenete un composto liscio e abbastanza liquido, come vedete, non deve essere denso, deve essere molto liquido. E io non metto la vanillina questa volta perché mia madre non la gradisce, quindi la evito, però voi potete metterla a questo punto e mescolare. Adesso prendete una padella, preferibilmente una col fondo piatto, così la frittatina, la crepe, insomma, vi viene bene. Mettete un goccino d'olio, lo distribuite per tutta la teglia, toglietelo l'olio, cioè non fate che ci sia in eccesso. Prendete un mestolo di composto e ce lo mettete dentro, anche un po' meno di un mestolo. Lo distribuite per tutto il fondo e lo mettete a cuocere. Nel frattempo che si cuoce, guardate la new entry in casa, pallino,
che sta facendo macello, quindi se sentite dei miagoli strani è lui. Quando inizia a cuocersi, ci vuole veramente pochissimo, iniziate a staccare i bordi e la girate con una spatolina, essendo molto decisi, e fate cuocere l'altro lato e praticamente qualche secondo ed è pronta. Ed ecco qui la vostra crepe. Aspetta, mi aiuto a staccarla. Adesso prendete la Nutella . La mettete sulla metà, ovviamente se siete golosissimi ne mettete tanta, se no ne mettete uno strato molto sottile. Ok, la chiudete e poi andate a darci una spolverata di zucchero a velo. Quindi ecco qui la vostra crepe. Adesso io vado a prepararne delle altre e poi ce le pappiamo. Alla prossima video ricetta. Un bacione, attendiamo la ricetta di Carmi. E niente, bacione, ciao ciao! Non può essere. Fate l'amore con il sapore. Ti aspettate, andate a prepararla. Di ciao. Sei gatto educato. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.